non chiamiamola riforma, questa è l'occupazione del Comitato Olimpico. Vogliono trasformarci in un tour operator. Non usa mezzi termini. Giovanni Malagò. Il presidente del CONI trasforma il suo intervento in apertura del Consiglio Nazionale Straordinario convocato per discutere della proposta di legge del governo, in una ringa che è insieme di difesa e attacco. Il CONI è senza dubbio il comitato olimpico oggi più prestigioso al mondo, con la riforma del governo diventerebbe senza dubbio l'ultimo. Malagò giura di non voler fare polemica e di voler essere costruttivo, ma affonda i colpi: il governo ha un'idea sbagliata e profondamente ingiusta, dice. Che non rispetta la grande storia del CONI. Nemmeno sotto il fascismo ci si era spinti a tanto punto. Desktop minore di Spentlas uguale notification/spanfontana Milano Cortina, candidatura ufficiale Gazzetta Tcherix link copia embed copiati potrebbero interessare anche security warning please treat the URL above as you would your password and do not share it with anyone. See the Facebook help center for more information. Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione proprie di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità, contenuti e servizi più vicini ai tuoi gusti e interessi. Chiudendo questo messaggio, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie per le finalità indicate. Per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie o anche solo per saperne di più fai clicca qui. Accetto politica, nel dettaglio. Questa non è una riforma dello sport, non vi fate ingannare, dice ai presidenti di federazioni, discipline associate ed enti di promozione. È solo una precisa volontà politica di trasformare il CONI. Un lunghissimo intervento che cresce di tono e contenuti. Malagò strappa applausi e anche una standing ovation, quando dice io non rinuncio allo scudetto del CONI, al tricolore, alla nostra storia rispettabile per una volontà politica. Giura di non voler fare guerre, ma tutto questo non lo posso accettare. In particolare, si chiede, perché una nuova società partecipata al 100% dallo Stato dovrebbe dare fisicamente i contributi? Se si vuole solo staccare un assegno, non capisco. Se invece si vogliono determinare i criteri, per me è inaccettabile. Trattativa, qual è il punto di caduta? Non lo so, siamo disposti a trattare fino alla fine. Continueremo a incontrarci. C'è anche un problema di tempi. Tra pochi giorni dobbiamo andare a Tokyo a presentare la candidatura di Milano Cortina, che facciamo, buttiamo a mare anche questa? E poi, la battaglia per i giochi asiatici del 2020 è già entrata nel vivo. Abbiamo già ottenuto delle carte olimpiche, come possiamo cambiare i criteri in corsa? Concetti che vengono inseriti in un documento che ottiene tutto il sostegno del Consiglio Nazionale. È un problema mostruoso, clamoroso, chiude Malagò. Le mie dimissioni? Io non abbandono la nave. E giù applausi scroscianti. Non c'è nulla che riguardi la riforma dello sport, prosegue, che peraltro noi da tempo auspichiamo. C'è un mandato fortissimo a trattare, a chiedere un confronto. Fino ad ora l'ho fatto personalmente, ora è sceso in campo il Consiglio Nazionale 76 persone che rappresentano 12 milioni di persone. Spero che il governo se ne renda conto. Vogliamo cambiare ma non così. Tanto è stato assurdamente violento l'intervento della politica, tanta è la nostra disponibilità a discuterne. Se la riforma entrasse in vigore dal 1 gennaio 2019, mi sarei già dimesso. Se come è nelle intenzioni va in vigore dal 2020, non posso lasciare il comitato a 5 mesi dalle Olimpiadi. Dico al governo perché farlo ora, senza un confronto? La risposta dello sport è compatta, speriamo sia tenuta in considerazione. La reazione, secca alla replica dei sottosegretari Giancarlo Giorgetti e Simone Valente, ci sorprende l'atteggiamento del presidente Malagò, che sa bene che l'autonomia dello sport non è in discussione. Stiamo seguendo un modello d'eccellenza già in vigore in molti paesi d'Europa e del mondo. Molti sono con noi, ci incoraggiano ad andare avanti e così faremo con serenità, sobrietà, senza personalismi, sicuri di fare le scelte migliori per il bene dello sport italiano, che è l'unico obiettivo che ci poniamo. Questo governo non fa legge a favore o contro le persone, Malagò compreso, ma rispetta il programma e il contratto che ha dato vita all'esecutivo. In questo senso stiamo prevedendo il coinvolgimento del CONI in quello che è il suo compito, cioè la preparazione olimpica e di alto livello.